Tensione 5 Stelle, il movimento è in bilico, in forse il summit con i vertici convocato da Grillo, colpa della fuga di notizie che ha scatenato la rivolta degli scontenti, incerte le sorti degli espulsi, pronti a dare battaglia anche in tribunale, indefinita la futura guida del comitato direttivo che dovrebbe sostituire il capo politico, pesa soprattutto il nodo Conte. La sua prima lezione agli studenti universitari è apparsa come un programma elettorale. Che ruolo ricoprirà? Neppure il tempo di archiviare il Consiglio europeo che ha incombere sul tavolo di Draghi sono i tanti dossier irrisolti. Pandemia, alleanze, sicurezza. Il Premier ha assunto un ruolo da protagonista nell'Unione, invocando maggiore rigore sui vaccini. Ma ora c'è l'Italia da salvare. Incontro preliminare con il sottosegretario della Presidenza Garofoli e i ministri Franco, Giovannini e Giorgetti per discutere un piano per la compagnia di bandiera. Imminente, una proposta nel segno della discontinuità. Italiani più poveri ma anche sempre più oppressi dalla burocrazia. La crisi del Covid ha fatto perdere in media a ciascuna famiglia 1.650 euro. Al tempo stesso è esplosa la furia normativa, 32.000 pagine di nuove scartoffie. Serve una semplificazione, dice la CGA. Nel frattempo il Tesoro annuncia la proroga dello stop al pagamento delle rate relative alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Ma le proteste non si fermano. A Firenze gli artigiani scendono in piazza, ciascuno con la propria divisa. Non si può chiedere alle botteghe di sopravvivere senza un contributo. Una ditta su quattro rischia di chiudere. E sul fronte delle imposte, svolta negli Stati Uniti sulla web tax, cade il veto di Washington sulla protezione dei giganti di internet che nel vecchio continente producono grandi guadagni pagando poche tasse. L'annuncio dell'amministrazione Biden arriva alla riunione dei ministri dell'economia del G20, organizzata proprio da Roma. Le nuove misure riguarderanno anche le imprese multinazionali, trattative in corso per arrivare a un prelievo armonizzato a livello internazionale. Prima Gabrielli ai servizi segreti, poi Serino a capo di Stato Maggiore dell'Esercito e ora il ritorno di Curcio alla protezione civile. L'avvicendamento un mese prima della fine del mandato di Borrelli sottolinea la volontà di un cambio di passo da parte di Palazzo Chigi. L'insediamento di questo tridente potrebbe anticipare un'altra nomina per scalzare il commissario straordinario Arcuri in scadenza a fine marzo e già in imbarazzo per lo scandalo delle mascherine cinesi acquistate nella prima fase dell'emergenza. E intanto il virus non arretra, 18.916 contagi e 280 vittime in 24 ore con l'indice di positività al 5,85%, mentre non si placa la polemica sui vaccini. L'ex premier Romano Prodi, Bruxelles deve picchiare i pugni sul tavolo, la disponibilità di dosi deve essere enorme o sarà un disastro. Regioni impegnate a potenziare i piani di immunizzazione. Bertolaso, dopo gli over 80, la Lombardia darà priorità a chi lavora. Non si può scendere per fascia anagrafica. A Firenze gli artigiani in piazza sono senza i ristori. Noi oggi siamo nuovamente in piazza a chiedere attenzione verso questo comparto importante, quel comparto che è un fiore all'occhiello dell'artigianalità toscana, o meglio ancora fiorentina. Protestano a Firenze gli artigiani, sono scesi in piazza, ognuno con gli indumenti e gli strumenti del proprio mestiere, per chiedere il sostegno dell'amministrazione comunale e della regione, per sapere perché la loro categoria sia stata esclusa dai ristori. Non si può chiedere alle botteghe di sopravvivere senza un aiuto, quell'aiuto che è arrivato invece a tanti altri tipi di attività. Siamo tutti uguali, abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri. Quindi noi chiediamo questo a chi ci governa, di poter lavorare. Io per esempio sono madre e figlia, quindi c'è anche tradizione, artigianalità e nel mio settore è nella maglieria. Chiediamo attenzione, rispetto, anche perché Firenze non è soltanto musei, ma è anche tutto questo. Cioè chi vive adesso? Non abbiamo ristori o roba di questo genere, ci hanno dimenticati, ibernati lì per
data a venire. Ditte individuali con risorse finanziarie insufficienti a reggere questa difficile situazione economica. Una su quattro rischia di chiudere entro la fine dell'anno. E speriamo che prima o poi si riparta, insomma. Professor Carnevale Maffè, insomma, il Covid ci ha costretto a mettere le mani e costringerà Draghi a mettere le mani dentro le grandi crisi italiane, interne, economiche, sociali, dalla cassa integrazione agli ammortizzatori, alla burocrazia che ostacola tutto. È così e mi auguro che venga fatto su basi quantitative corrette e non con ristori a pioggia. Abbiamo visto che il settore privato paga il prezzo più alto, circa 90 miliardi, a fronte invece di una tenuta del settore pubblico. E nel segmento privato sono proprio artigiani e autonomi che pagano la quota più alta di questa pandemia. Abbiamo visto in città turistiche come Firenze tutto questo è raddoppiato, perché oltre alla crisi della domanda locale c'è l'assenza della domanda turistica. Quindi uscire da questa storia richiede grande trasparenza. Non basta semplificare, bisogna andare a una profonda digitalizzazione. La digitalizzazione non è sostituire la carta con un PDF, è rendere inutile il percorso burocratico. Qui l'agenda di Brunetta, di Colau, un'agenda cruciale per il futuro del paese. Ripeto, non basterà semplificare, dovremo automatizzare in modo tale che eventuali sostegni e ristori vengano dati a chi veramente ne ha bisogno.